Cari colleghi e care colleghe, se avevamo bisogno di rendere ancora più complessa e intricata la vicenda del nuovo concordato preventivo biennale e dell'annesso ravvedimento speciale, non ci mancavano che le FAQ ondivaghe, dell'Agenzia delle Entrate. Le risposte a queste FAQ che si aggiungono all'altro documento di prassi amministrativa, la circolare numero 18E del 17 settembre, rilette in un quadro, diciamo, o quantomeno in un tentativo sistematico e rilette quindi nel loro insieme, finiscono per creare tutta una serie di perplessità, permettetemi questo termine, per come l'Agenzia delle Entrate, a seconda della specifica situazione, abbia deciso di interpretare le normative del decreto legislativo 13 in un modo o in un altro. Che cosa voglio dire? Voglio dire che, ad esempio, se io prendo una delle ultime risposte, la FAQ 3 del 25 ottobre, dove si parla del caso del decesso del socio, dell'associato, e dove la domanda, la leggo testualmente, è: si chiede se il decesso di un socio o un associato nel 2024 rientri fra le ipotesi di cessazione del concordato, l'agenzia risponde sostanzialmente di no, non dà luogo a un'ipotesi di cessazione del concordato. E perché dice questo? Perché resta ferma in tale caso l'applicazione della causa di cessazione prevista dall'articolo 19 del decreto CPB, secondo il quale il concordato cessa di avere efficacia in presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quello oggetto di concordato. Ecco lì, in quella parte in cui l'Agenzia delle Entrate inserisce il virgolettato, quindi come a dire che sta richiamando una disposizione normativa, e infatti richiama l'articolo 19, in realtà omette almeno due o tre parole che sono però di una rilevanza estrema, perché l'articolo 19 ci dice: sì, in presenza di circostanze eccezionali, virgola, individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione. Quindi qui si omette di richiamare il decreto ministeriale che ha individuato, perché glielo chiede l'articolo 19, quali sono le circostanze eccezionali. E fra quelle circostanze eccezionali, l'abbiamo detto tante volte, ma chi ha dubbi vada a rivederlo, è il decreto ministeriale del 15 giugno, articolo 4, non è prevista la morte, non è prevista la malattia, l'infortunio e tutte le altre circostanze soggettive. Quindi questa risposta a questa FAQ è veramente fuori dal perimetro normativo. Altre volte, e qui c'è un'omissione, l'agenzia fa finta che non ci sia scritto qualcosa nella norma perché gli fa comodo dire così. Altre volte invece aggiunge una parte di testo che nella norma non c'è. L'esempio è quando all'interno della causa di cessazione del regime forfettario relativamente al superamento dei famigerati 150.000 euro, l'articolo 32 del decreto CPB ci dice che il concordato cessa per i contribuenti forfettari quando il contribuente supera il limite dei ricavi, e parla solo di ricavi. Bene, l'Agenzia delle Entrate, prima nella circolare 18, poi in risposta a diverse FAQ, questi ricavi diventano ricavi e compensi, quindi c'è un ampliamento del tenore della lettera normativa, come se l'Agenzia delle Entrate potesse andare a inserire nelle norme qualcosa che il legislatore non inserisce, non ha inserito, e estenderlo ai compensi vuol dire farci rientrare anche i soggetti che conseguono redditi di lavoro autonomo. Ma esempi di questo genere, diciamo così, un tira e molla rispetto al testo normativo, ne abbiamo diversi. Pensate alle situazioni in cui l'Agenzia delle Entrate, nelle FAQ, ci ha detto che, nonostante che l'operazione straordinaria di cessione del ramo, cessione d'azienda, non siano ricomprese fra le fattispecie tassativamente indicate che costituiscono causa d'esclusione, ha ritenuto che invece queste operazioni, perché
aventi effetti similari al conferimento possano essere comunque inserite. Oppure in senso negativo ci ha detto che l'impresa familiare, pur essendo possibile attraverso una modifica, perché si può partire con un'impresa individuale che si trasforma in una impresa familiare, quindi con un 49% massimo di reddito che viene imputato ai collaboratori, non è una fattispecie che crea problemi al concordato preventivo, perché l'impresa familiare dal punto di vista fiscale resta comunque un'impresa individuale. Quando invece molti, diciamo così, avevano ipotizzato che questa operazione avesse comunque la possibilità di essere ricompresa all'interno di quelle modifiche della compagine societaria che possono generare situazioni di impedimento all'accesso oppure di cessazione del concordato. Ecco quindi un tira e molla che fa perdere un po' il filo di tutto, fa perdere un po' anche la logica e rende ancora più complicata questa operazione che fortunatamente ormai si avvia a conclusione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando a una delle prossime appuntamenti con le pillole della CNPR.